Bentrovati a Medicina 74, la salute bien passeggiando, questo è il titolo della nostra puntata di oggi, l'argomento è sempre la prevenzione, oggi parliamo di salute e sport, in una maniera però mirata attraverso quelle che sono delle vere e proprie passeggiate della salute. Lo facciamo con i nostri ospiti di oggi, do il benvenuto a Valentina Battaglia, referente dell'AIAD Onlus di Ragusa. Benvenuta. Buonasera. Buonasera. E Antonio Merli, presidente dell'associazione Amuni, sempre di Ragusa. Sì. Bentrovati. Abbiamo detto, insomma, si capisce anche un po' dal nome, Amuni, insomma, parla chiaro. Il tema è sicuramente passeggiata e camminata. Salute, questo è il nostro titolo di oggi. La salute, appunto, come abbiamo detto, viene passeggiando e camminare faccia bene, si sa, insomma, si è sempre consigliato per qualunque tipo di patologia, ma perché nello specifico la salute viene anche passeggiando? Sì, la salute viene passeggiando, tant'è che la nostra associazione è nata, diciamo, insomma, per caso, per puro divertimento, è diventata negli ultimi anni una cosa abbastanza seria. Noi siamo nati in 30, adesso siamo 300, proprio perché piano piano si è diffusa questo ormai si può definire anche sport, tant'è che esiste proprio una scuola italiana di camminata sportiva. E devo dire che camminare, tutti i benefici del camminare non si possono neppure elencare, sono tantissimi, dall'abbassamento dei livelli di pressione, al colesterolo, al diabete, proprio. Tant'è che da questo nasce anche la nostra collaborazione con l'AIAD, con Gianna Misieri, insomma, dell'AIAD di Ragusa, e questa collaborazione ha portato anche a organizzare, a partecipare, adesso per noi è la quarta volta, alla manifestazione che loro organizzano già da 10 anni, che è la camminata della salute. Allora magari spieghiamo, insomma, a chi non lo sa che cos'è l'AIAD. Sì, l'AIAD è l'Associazione Italiana Assistenza Diabetici, presente a Ragusa da ormai quasi 25 anni, quindi è una realtà che si è affermata nel tempo, che sta crescendo sempre di più. Prima si occupava principalmente di cura del diabete, adesso da un bel po' di tempo a questa parte, non a caso infatti le nostre passeggiate mirano anche a questo, si occupa soprattutto di prevenzione e di informazione, che sicuramente passa anche attraverso l'attività fisica, quindi la nostra passeggiata che ormai esiste da 10 anni, proprio ieri abbiamo fatto la 10ª passeggiata della salute, Amuni collabora con noi in maniera proprio attiva per la passeggiata da 4 anni, ma anche in tanti altri progetti in cui miriamo proprio a fare prevenzione attraverso gli screening, e quindi cerchiamo, insomma, di far passare il messaggio che non solo si può convivere con il diabete, ma lo si può prevenire, soprattutto nei bambini che purtroppo al giorno d'oggi sviluppano sempre di più il diabete di tipo 2, che è quello legato non tanto a un problema di disfunzione proprio organica del malfunzionamento dell'insulina, quanto diabete tipo 1. Sì. Quanto invece quello di tipo 2, che è principalmente legato agli stili di vita, quindi l'alimentazione. Esatto, l'alimentazione e la mancanza proprio di attività fisica, il camminare, il passeggiare è fondamentale per i bambini quanto per gli adulti e per gli anziani, proprio perché crea un benessere psicofisico generale ed è un'attività talmente semplice che chiunque può fare. Quindi, ecco, quindi prevenzione e mangiare sano, quindi insomma un corretto stile di vita, lo riassumiamo sotto così, sono le due parole chiave. Sì, sì, sì. Sotto tutti i punti di vista è fondamentale. La camminata di fatto non fa male, la può fare chiunque, a partire da qualunque età. La camminata non è traumatica, quindi, anche perché ormai noi, dopo che ci siamo anche un pochettino perfezionati partecipando a dei corsi con la scuola italiana di camminata sportiva, non facciamo fare scale né a salire né a scendere, perché ci possono essere dei problemi, perché le scale comunque sono traumatiche, e alla nostra associazione, insomma, partecipano un po' tutti, da tutte le età. Partiamo dai 20 anni e abbiamo anche una signora che si è iscritta da poco, che già si fa i suoi bei ecotrail di circa 70 anni. Quindi, insomma, siete localizzati a Ragusa? Noi siamo localizzati a Ragusa, però devo dire che dopo che noi siamo stati la prima associazione di fatto costituita, la prima associazione sportiva, e siamo nati l'11-12-2013, e da lì ne sono nate tante altre. Più che altro ci sono dei gruppi di
di camminatori un pochettino anonimi che poi si identificano con dei nomi particolari, ma come associazione ci siamo noi. E poi a Marina di Ragusa c'è un altro bel gruppo che è quello là di Marco Carnemolla, che si chiamano Siema Pere, e noi siamo gemellati con loro e anche loro collaborano con infatti, l'AIAD. Ecco, quindi c'è una sinergia tra le associazioni. Sì, infatti è un'associazione che anche ieri in occasione della passeggiata è stata con noi, anche perché loro hanno fatto un eco trail un po' più lungo. Infatti sia Muni che Siema Pere sono partiti ieri mattina alle 7, mentre noi ce la siamo presi un po' più comoda e hanno fatto un percorso molto più lungo rispetto all'osso, perché chiaramente noi diciamo che abbiamo dei camminatori un po' meno esperti, perché abbiamo ecco i bimbi, abbiamo gente anche che ha la patologia diabetica, quindi comunque non sempre ha la possibilità di fare dei lunghi percorsi. Però insomma i nostri 4 chilometri li abbiamo fatti sotto il caldo che era fortissimo, ed è stata una manifestazione bellissima, colorata. Ci sono state tante altre realtà che hanno partecipato con noi. Insomma, era bello vedere tutti questi cappellini gialli e rossi in giro. Che percorso avete fatto? L'abbiamo fatta proprio ieri a Marina di Ragusa. Siamo partiti da Piazza Duca, abbiamo fatto tutto il lungomare, la spiaggia, quindi comunque è stato molto, molto carino. E soprattutto è stato importante il fatto di aver fatto quasi 400 screening glicemici, che comunque è una grande partecipazione sicuramente, soprattutto di domenica mattina, quando la gente preferisce giustamente andare al mare, ed è stato importante anche per poter capire quanto effettivamente la patologia si sta estendendo ed eventualmente dare le giuste informazioni a chi è risultato a rischio in base a, ecco, alla misurazione del test che si poteva fare direttamente durante la manifestazione. Assolutamente, avevamo uno stand in cui potevamo fare lo screening glicemico, la misurazione della pressione, quindi diciamo abbiamo fatto un po' una forma di prevenzione generale. Avevamo anche la collaborazione di una realtà che con noi collabora tantissimo, che è l'Ortomedica Sicilia, che ci aiuta proprio nella cura del piede diabetico, delle patologie legate proprio di tutte quelle patologie che purtroppo si sviluppano quando il diabete è già in uno stadio avanzato, un po' più avanzato. E potevamo fare grazie a loro anche proprio un test del cammino, quindi diciamo che per i camminatori è stata anche una cosa bella, perché sapere se si cammina nella maniera giusta oppure no chiaramente aiuta a camminare anche meglio. Ecco, ma come si cammina allora nella maniera giusta? Come si cammina? Noi abbiamo fatto dei corsi proprio con la scuola italiana di camminata sportiva e anche con i fratelli da Milano. Insomma, il cammino parte direttamente la postura base è quella là della marcia, di fatto. Quindi c'è il camminare con i piedi abbastanza diritti, seguendo una certa linea, e poi bisognerebbe anche angheggiare, muovere i fianchi e le braccia, cosa che magari camminando non viene fatto da tutti, però la postura sarebbe quella là, quella della marcia. Già per noi comunque è fondamentale che molte persone cominciano a camminare, e poi pian piano anche noi abbiamo pensato di cominciare a fare proprio dei gruppi e fare proprio delle lezioni di camminata sportiva. Credo che a settembre-ottobre ci saranno qua proprio gli istruttori della Scuola Italiana di Camminata Sportiva, che faranno anche loro dei corsi insieme a noi, ma loro faranno dei corsi come quelli che abbiamo fatto noi da istruttori. È sempre più facile alla sera vedere persone che prima si usciva per correre, adesso gruppi di magari donne o ragazze che escono per camminare. Sì, si vedono un mare di lucine colorate, rosse, azzurre che girano per Ragusa, ed è diventata proprio una realtà che è in continua evoluzione. Noi come associazione siamo fra l'altro richiestissimi ovunque, ma la cosa più bella è vedere che ci sono persone che vengono lì per informarsi, per iscriversi, mandati dal proprio medico curante, nel senso che ormai la camminata è diventata una cura, cioè Amuni è diventata una sorta di prescrizione, di una sorta di prescrizione. Perché piuttosto che dire vai a passeggiare da sole è più bello far parte di un gruppo. Ma è anche più stimolante. Devo dire che purtroppo, mi dispiace dirlo, ma forse abbiamo tolto pure qualcosa alle palestre, nel senso che la nostra è una palestra a cielo aperto, di conseguenza forse le persone stando all'aria aperta preferiscono camminare proprio all'aria aperta. Fra l'altro c'è anche la possibilità, che non è da escludere, del benessere, come parlava prima Valentina, del benessere anche psichico, perché lì c'è anche una sorta di socializzazione,
E all'interno dell'associazione io ho notato proprio che ci sono i livelli, i classici livelli dovuti alle varie professionalità, che vengono completamente annullati, e quindi ognuno è amico di ognuno nel migliore dei modi. E poi parlavamo prima, chiunque può partecipare, che ci sono vari livelli. Sì, noi ormai siamo stati, visto il numero delle persone, sì, siamo stati costretti a dividere le nostre camminate, che sono 3-4 volte a settimana, 3 volte la sera, il lunedì, il mercoledì e venerdì, e il sabato alle 3:30 di pomeriggio. Quelle serate siamo stati costretti a dividerle in 3 gruppi, uno base, uno medio e uno veloce. Per capirci, le velocità sono, il gruppo base tiene una velocità che va da 4,5 a 5,5 km orari, il gruppo medio da 5,5 a 6,5, il gruppo veloce da 6,5 in su, potrebbe anche essere quasi si avvicina un po' alla corsetta. La camminata è sempre di 2 ore, però cambiano naturalmente i chilometri. Il gruppo base 10, il gruppo medio ne riesce a fare 12, sempre nelle 2 ore, anche 13. Uno non si deve scoraggiare anche nel gruppo. No, assolutamente, perché poi noi tendiamo comunque a far passare poi di livello, insomma, si parte con il base per arrivare al medio, e chi vuole può anche andare al veloce. Adesso, proprio in questi giorni, stiamo facendo in fase sperimentale, ci è stato chiesto di fare delle camminate il martedì e il giovedì di sera, proprio alle 9 di sera, perché c'erano delle persone che finivano di lavorare tardi, anche chi aveva delle attività e che voleva intraprendere questa attività, e quindi devo dire che il gruppo sta crescendo anche il martedì e il giovedì. Ci mancavano solo questi 2 giorni e camminiamo. 7 giorni ogni su 7. Ogni giorno. La domenica organizziamo gli ecotrail con gli amici di Siema a Pè, e si è unita anche un'altra associazione di scicli che si chiama Tre Colli, che ieri erano pure presenti. E, insomma, il gruppo cresce. E la cosa bella è che, avendo fatto questi corsi di camminata sportiva, ci siamo resi conto che i camminatori siamo tanti e siamo a Ragusa. Stranamente, perché da Roma in giù non ci sono altre associazioni che praticano questa camminata sportiva. Da Roma in su ce ne sono parecchie. L'ultimo corso che abbiamo fatto era a Palermo, ma già lì a Palermo era quasi sconosciuta questa sorta di attività sportiva. Quindi speriamo di diffondere sempre di più. Sempre di più, ecco, sì. Passeggiate della salute sì, però l'AIAD si occupa anche di molte altre cose nell'ottica della prevenzione, soprattutto del diabete, ma non solo. Assolutamente sì, infatti tenevo un attimo a sottolineare una cosa che mi è venuta in mente mentre parlava Antonio, a proposito proprio del fenomeno di socializzazione che si crea in queste passeggiate, ed è proprio una delle cose che noi ultimamente stiamo facendo. Ieri, durante la passeggiata della salute, abbiamo avuto la partecipazione di diverse associazioni che si occupano di immigrati, perché noi stiamo curando proprio un progetto mirato anche all'integrazione degli immigrati nella gestione del diabete, perché purtroppo ultimamente proprio ho partecipato a un corso proprio sabato in cui si sono stati anche analizzati dei casi clinici di immigrati con il diabete. Purtroppo nelle persone che sono nate qui, che hanno avuto l'insorgenza del diabete qui e non nel paese di provenienza, per dei discorsi legati a fattori climatici e ambientali rispetto al loro patrimonio genetico, il diabete tende ad insorgere in maniera più forte rispetto, aggressiva. Sì, perché chiaramente abbiamo abitudini diverse, abbiamo climi differenti, quindi comunque sembrano delle cose banali, in realtà invece influenzano tantissimo. E per noi è stato proprio importante farli partecipare anche alla passeggiata, perché anche per loro è importante capire come è possibile anche per loro fare attività fisica praticamente poi a costo zero, perché questo è anche un altro aspetto importante. Sì. Come diceva Antonio, ci dispiace per le palestre, però al giorno d'oggi, in cui non tutti possono permettersi di fare sport, ma tanto chi vuole andare sapere, in palestra ci va, non è sì, che però sapere è di poter cosa. Camminare insieme ad altre persone, infatti. Scambiare anche 2 chiacchiere, magari persone che si trovano da sole, che non hanno grandi relazioni sociali, riescono a rimettersi un po' anche in gioco da questo punto di vista. Quindi diciamo che è qualcosa di sano da tanti punti di vista. Quindi sicuramente il nostro obiettivo come associazione, grazie anche alla collaborazione con questi altri gruppi, è proprio quello di informare prima di tutto e prevenire attraverso dei gesti semplicissimi, come possono essere appunto quelli della camminata, lo screening, quindi comunque fare prevenzione il più possibile facendo le campagne di informazione. E a proposito di questo, infatti adesso stiamo già programmando quella che poi sarà l'attività, diciamo, dopo l'estate, perché un appuntamento importantissimo per l'AIAD è quello di novembre,
quando facciamo la settimana di informazione e prevenzione del diabete. Ci sono tantissimi appuntamenti nelle scuole, nei centri sociali, nei centri per gli anziani, dove proprio andiamo a fare lo screening glicemico, ma anche tutta una serie di interventi mirati a far conoscere i corretti stili di vita. Perché prevenzione sì, è lo screening, ma anche assolutamente un lavoro su quello sì. che è il corretto. E per noi è importante partire dai bambini. Io mi occupo principalmente anche di questo all'AED, facendo proprio dei laboratori anche di cucina mirati ai bambini con diabete, ma non solo. Per far passare il messaggio che non bisogna demonizzare l'alimentazione come se questi bambini non dovessero mangiare nulla. Anzi, è proprio il contrario. Cioè far passare il messaggio che invece la dieta mediterranea, che poi noi siamo portatori sani di questa alimentazione, se è fatta nella maniera corretta, nella maniera equilibrata, previene queste patologie croniche che purtroppo sono sempre di più diffuse, ma può anche permettere di gestire meglio chi già ha queste patologie. Quindi diciamo che farlo anche attraverso il gioco, quindi esempio con questi laboratori di pasticceria, io li chiamo pasticceria sana, nel senso che magari si propongono delle alternative sane alle merende a cui solitamente i bambini sono abituati, può essere un modo per avvicinare i genitori e i bambini a un'alimentazione, ecco, anche di aiuto diversa. Alle famiglie che scoprono magari che il bambino ha il diabete. Assolutamente sì. Penso che i primi momenti siano abbastanza di preoccupazione e di panico, perché dici che l'alimentazione spesso è sempre quella che preoccupa di più le mamme, quindi sapere che assolutamente esistono sì. delle valide alternative. Sì, assolutamente sì, anche perché è un modo per diciamo aiutarli anche da un punto di vista psicologico, perché purtroppo a volte allora, il diabete ha purtroppo un handicap in più rispetto ad altre patologie, è una patologia che non si vede, quindi purtroppo spesso si tende magari a creare, ecco, ad emarginare un po', non so, molte mamme mi dicono no, io il bambino non lo porto al compleanno perché non può mangiare dolci, non è così, nel senso che per carità il diabetico non può mangiare una quantità elevata di dolci perché gli creerebbe degli scompensi, però non è vero neanche che non li può mangiare, quindi se si fa passare il messaggio che con equilibrio e con la conoscenza, diciamo, del come fare, questi bambini possono per fortuna vivere una vita normale come tutti gli altri. Quindi bene, quindi abbiamo fatto anche in questo una prevenzione per i bambini, perché questo è importante, rivolto ai più piccoli. Per i più grandi invece abbiamo detto la dieta anche per loro. Sì, noi abbiamo due bravissimi diabetologi, sono il dottor Lomagno e il dottor Bernardo, che si occupano a titolo assolutamente gratuito ormai da 20 anni e oltre dei nostri pazienti adulti, quindi danno tutta una serie di indicazioni alimentari anche grazie all'aiuto della dottoressa Di Quattro, che si occupa proprio di nutrizione, comunque di biologia proprio nutrizionista, quindi diciamo che c'è questa collaborazione per poter aiutare appunto i pazienti, diciamo, cosiddetti anziani, ma poi in realtà sono un po' tutte le età. Gli adulti, sì. Tutti possono tranquillamente venire nella nostra associazione, prendere un appuntamento e poi aver diritto a tutta una serie di controlli periodici che servono proprio a monitorare comunque la patologia o a prevenirla quando non c'è stata ancora la manifestazione. Ecco. Quindi esiste una sinergia con delle figure professionali, ma una sinergia abbiamo visto oltre che con Omuni anche sì. con altre associazioni del territorio, questo è importante. Sì, sì, assolutamente sì, noi cerchiamo proprio di, abbiamo varie figure che volontari proprio che ci danno una mano d'aiuto, abbiamo anche il dottor Daniele Conti che è un giovanissimo fisioterapista, adesso sta prendendo la specializzazione in osteopatia, che ultimamente proprio abbiamo fatto un progetto per gli anziani in cui faceva vedere dei piccolissimi esercizi che si possono fare anche a casa da fermi, giusto proprio per riattivare un po' il corpo. Anche con loro abbiamo fatto delle camminate carine, insomma, per cercare anche di far risvegliare proprio nell'anziano la voglia comunque di non sentirsi morire prima del tempo, perché purtroppo questa cosa un po' c'è.
Quindi abbiamo proprio veramente la collaborazione di tantissime realtà, come dicevo prima l'Ortomedica Sicilia che ci aiuta in tutte quelle che sono anche le apparecchiature per chi ha la protesi, per chi ha proprio necessità di portare un tipo di scarpa particolare. Quindi diciamo che sì, per quel che mi riguarda io rappresento l'AIED, ma in realtà poi rappresento tutto questo gruppo di, insomma, di persone che tengono alla prevenzione. Un cappello, ma sotto sì, c'è tante, tante assolutamente figure. Sì, assolutamente sì. Ecco, a Muni passeggiare, ma non solo, anche gruppi di azione solidale, dato che sì, parliamo di sinergia con altri. Parlando di alimentazione, noi il gruppo naturalmente poi crescendo si aggiungono alcune persone, per cui arrivano delle idee, insomma arriva un po' di tutto, e tant'è che noi l'anno scorso abbiamo costituito un GAS, un gruppo di acquisto solidale. Prima abbiamo partecipato a dei corsi particolari di formazione e tutto, e poi siamo riusciti a costituire questo GAS, che non è, praticamente alcuni soci dell'associazione abbiamo la possibilità di fare la spesa, ma sta cosa poi naturalmente è aperta a tutti, l'abbiamo iniziata noi in via sperimentale, facciamo la spesa dai nostri fornitori. I nostri fornitori sono delle persone, dei produttori che andiamo, c'è un gruppo di persone che va a visitare, quindi andiamo direttamente nelle aziende, che sono delle aziende comunque locali, la masseria piuttosto l'azienda che produce proprio gli ortaggi e quant'altro. E il giovedì, tramite un'applicazione, ognuno di noi può ordinare i prodotti e andarli a ritirare in associazione il giovedì sera, quando viene fatta la distribuzione. Quindi questo è aperto a tutti o solo per i membri dell'associazione? Questo qua è aperto intanto solamente per non per i soci dell'associazione, ma per alcuni soci dell'associazione all'interno dell'associazione stessa. Ma adesso sarà una cosa aperta a tutti. C'è una ragazza che si chiama Gisella Guastella, che si occupa proprio della formazione, perché per partecipare comunque è sempre una cosa di volontariato, e quindi bisogna essere un pochettino più liberi e aperti anche a questo tipo di discorso. Quindi tutto questo fatto naturalmente proprio per legarsi al discorso dell'alimentazione, proprio per l'alimentazione sana e al benessere. Chilometro zero di così non esiste. Proprio... I chilometri li facciamo camminando, però esatto. In questo... poi sono zero. Sì, da questo punto di vista chilometro zero. Ecco, prego. No, questo è per quanto riguarda il GAS, insomma, il gruppo di acquisto solidale, ma perché l'associazione poi si apre a tantissime cose, tant'è che noi intanto per quanto riguarda proprio la camminata siamo riusciti a organizzare il primo Grand Prix, quello di cui parlava sì. Valentina, il primo Grand Prix siciliano, il primo Grand Prix, insomma, ibleo dei camminatori, perché partecipavamo sempre alle corse, a quella là dei running, dei corridori, e noi partecipavamo con una categoria di camminatori. Quindi non dico che eravamo messi un po' da parte, però insomma eravamo in secondo piano. Noi abbiamo pensato, insieme all'associazione Simappere, quindi Marco Carnemolle e Claudio Trovato di Scicli, di organizzare un Grand Prix per camminatori, naturalmente dove non c'è nulla di agonistico, quindi si cammina e basta, e ne abbiamo organizzato 9 tappe. Noi proprio ieri abbiamo fatto la 5ª tappa a Marina di Ragusa, e ogni associazione organizza quindi, quelle là nel proprio territorio. Le tappe si svolgono in vari periodi. Adesso la prossima sarà il 30, quando che si svolgerà iniziato? A Scicli. Abbiamo iniziato a marzo, sì. Adesso il 30 si svolgerà nel territorio di Scicli, poi si svolgerà di nuovo a Ragusa e ci pensiamo noi. Insomma, devo dire che i partecipanti sono abbastanza, ogni camminata. Sbaglio, oltre a fare la passeggiata uno vede anche dei bei posti. Sì, c'è la scoperta del territorio che è fondamentale, sì, perché a piedi, ci sono posti che passiamo in macchina, erano praticamente impensabili. Per molte persone, cioè ci sono persone che pensavano di conoscere benissimo il territorio, ma poi si rendono conto che camminando a piedi si aprono degli scorci, e infatti certe volte ci sono delle fotografie che uno neppure si aspetta di vedere. Poi l'associazione, insomma, io sono contento invece, e lo volevo ricordare, che questo sabato siamo stati invitati dall'organizzazione di A Tutto Volume, che è una manifestazione ormai conosciutissima, che si svolge a Ragusa dal 16 al 18 di giugno, e il 17 c'era questo scrittore, Folco Terzani, che praticamente presenterà un libro sulla ultramaratona, che si chiama Ultra, e che è la storia di un fotomodello italiano che abbandona la moda
per dedicarsi proprio a queste ultramaratone, e lui presenterà questo libro sabato sera, e noi siamo stati invitati a organizzare una camminata sportiva dopo la presentazione del libro, quindi alle 10:30 per il centro storico di Ragusa. L'abbiamo chiamata la camminata dei tre ponti, aperta a tutti previa compilazione di una manleva che a noi ci scarica dalle responsabilità, e sia a noi che all'organizzazione, e per noi, ripeto, per noi è veramente stato un onore proprio essere chiamati per partecipare a un evento che comunque coinvolge la città. Queste tra le iniziative che è una cosa aperta a tutti, tendere, sì. Queste tra le iniziative, ci saranno altre cose? Ci sono un mare di iniziative. Il 25 di giugno ci sarà la nostra consueta discesa a Marina di Ragusa per iniziare la stagione estiva, per cui a piedi. C'è la Ragusa, sì, la Ragusa Marina di Ragusa, poi a settembre ci sarà la Marina di Ragusa a Ragusa ma tra giugno e settembre ci sono tantissime di quelle attività che abbiamo il calendario pieno, e sicuramente parteciperà anche l'AIAD, insomma, assolutamente. Quindi qualche iniziativa sicuramente. Sì, noi la facciamo comunque sempre assieme. Anche quest'anno in inverno loro venivano in sede da noi a fare lo screening per i nostri soci e per chi lo volesse fare. Loro sono organizzati abbastanza bene, ed è indicativo, l'abbiamo fatto anche, io adesso non sono molto addentro, ma l'abbiamo fatto anche immediatamente anche dopo pranzo, per cercare di capire com'era l'andamento dell'esame, e molte persone si sono rese conto un po' di come funziona la cosa, le persone che noi abbiamo in associazione un po' più anziane, insomma, poi cominciano a chiedere anche informazioni in merito, e devo dire che questa collaborazione credo che sia fondamentale, come la LILT, perché noi collaboriamo anche con la Lega Italiana Tumori, e quindi devo dire che queste sinergie a sto punto sono fondamentali, ecco, e molto producenti. Conoscere e prevenire. Sì, assolutamente, ma ad esempio proprio ieri abbiamo dato la possibilità a chi volesse anche ripetere il test della glicemia dopo la passeggiata, quindi di rifarlo, proprio per capire magari a chi è stato riscontrato un valore un po' tra virgolette allarmante, perché poi in realtà chi ha il diabete lo sa, quindi difficilmente troviamo dei valori particolarmente forti. Però ad esempio ricordo un episodio, non mi ricordo se è stato l'anno scorso o un paio di anni fa, proprio tornando al discorso prima dell'immigrazione, di un ragazzo immigrato che non sapeva di avere il diabete, aveva una glicemia altissima, addirittura era sopra i 300, quindi rischiava anche di avere, non dico il coma glicemico, ma comunque di avere dei grossi problemi. E proprio in quell'occasione, grazie a questo test, l'abbiamo fatto ricoverare e siamo riusciti poi, cioè i medici sono poi riusciti a riportare a livelli comunque normali la glicemia, e gli hanno diagnosticato il diabete. Quindi comunque queste campagne di prevenzione che ancora vengono viste in maniera così un po' scettica, un po' perché la gente magari ha anche un po' timore di farsi pugno, poi in realtà è un pizzicotto piccolissimo, che tra l'altro stiamo anche lavorando anche in tal senso. Proprio sabato siamo stati a Catania per un convegno importantissimo su nuovi dispositivi che permettono di misurare la glicemia senza pungersi, quindi sono delle tecnologie molto all'avanguardia che speriamo presto diventino gratuite per tutti, diciamo, tutte le persone affette da questa patologia, che consentono soprattutto nell'infanzia, dove bisogna fare dei controlli della glicemia anche 6-7 volte al giorno, quindi tramite questi dispositivi che addirittura si collegano al cellulare, quindi si può tranquillamente fare diciamo un controllo non invasivo. Quindi stiamo cercando di anche noi di conoscere sempre di più per poter informare sempre meglio. Quindi il nostro calendario, diciamo, che è molto pieno, tante iniziative, sì, molto ricco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, io vi ringrazio per essere stati qui con noi oggi, quindi ringraziamo Valentina Battaglia, referente AIAD, e Antonio Merli, presidente dell'Associazione Amuni. Grazie a voi. Tutti quelli che volessero fare una passeggiata, sempre disponibili, sanno adesso dove possono rivolgersi. Su Facebook possono trovare. Speriamo che riusciate poi a organizzarvi anche fuori da Ragusa, nel territorio. Noi ci proviamo, magari, chissà. Grazie. Grazie a tutti per la vostra attenzione, buona serata e appuntamento alla prossima puntata di Medicina 74.